Ciao Scorpione, benvenuto sul mio YouTube canale Beauty Master of Scorpio, benvenuto su questa lettura per novembre 2024. Ti chiedo Scorpione, non far forzare questa lettura, se non ti corrisponde questa è una lettura generale. Se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio info box. Vediamo che succede per te Scorpioncino, per novembre 2024, se hai un sole, un ascendente, una luna, vende qualunque quello che è, poi se questa lettura può far per te. My love team, datemi per il mio scorpione. Cancro, che a noi ci viene trigono. È la quarta casa, che infatti il cancro governa la quarta casa e la quarta casa governa cancro. Questo che è un cancro, che sei cancro o ascendente cancro, io per esempio sono ascendente cancro, la luna in cancro o qualcosa ti porta alla quarta casa con il cancro, però si parla di famiglia. A cosa tieni, no? A cosa vuoi proteggere? O stai proteggendo tantissimo? Ok, vediamo. Dammi per favore per il mio scorpione, per questa carta del cancro. Conflitto e autoritario. 4 e un 5 e un 9. Perché faccio così? No, un 9. Awareness, una cosa che ti sta illuminando. Qualcosa che ti porta a illuminare, non ce la fai più, c'è qualcosa qua che non. Poi sei tu, Ariel, il cancro a saper gestire. Lo puoi fare, lo stai facendo. Beh, per esempio, ti faccio un esempio come il mio, come già ho detto nel video precedente, fa male. Però è anche giusto adesso sapere quando devi lasciare andare, no? E sapere quando quando stai cominciando a esagerare un po', di portare il bilanciamento, no? A dove vuoi portare quel punto di capire dove stai esagerando e dove posso dare, però dove posso migliorare, dove posso metterci del mio. Sai che puoi farlo tu. È come che stai perdendo qualche staffa, stai perdendo le staffe, però ti stai come recuperando, stai come prendendo un po' in tempo, no? È un 9, è un numero di un maestro, un 9, perciò sai farlo. È come che a quanto cominci a percepire, cominci a capire che stai esagerando, lo sai che ti devi riprendere subito. Dammi per favore, com'è che stai perdendo qualche staffa? No, Dio, che staffa? Oh mamma mia, mi sono rincoglionito. Dammi 3 keeper card. Il privilegio, la signorina privilegiata o una cosa privilegiata, il lady, la signorina, però se sei una cosa privilegiata non deve essere una cosa di come si dice, lo stato che ci siamo, no? Anaspettato, entrate inaspettate, può essere anche un po' di fortuna. Sì, ti sta liberando qualcosa, impressionante. Mi corrisponde tantissimo questa lettura a me, personalmente. È raro che mi vedo nelle letture, molto raro. Casa, una cosa che hai fatto a casa o hai fatto tantissimo da casa, però stanno cambiando le frequenze, Scorpione, stanno cambiando veramente le frequenze. Sto sorridendo perché di nuovo vedo, ti senti, mi vedo molto io in questa lettura, no? Come già detto, è molto raro, però è una cosa che ti sta maturando quando dici no, adesso dobbiamo metterci un po' tanto, no? Di buona volontà, però anche come si chiama quella parola? Di giudizio. No, giudizio. Sì, il giudizio. Il giudizio. Stai cominciando a diventare giudiziosa, ma anche quando capisci, anche se è una cosa che sei seduta là, in quella poltrona, in quella cosa comoda, un po' di quella comfort zone, che ti è difficile attirare, no? A toglierti via di quella comfort zone, però cominci a capire anche quanto è troppo, no? Quando non ti porta niente, esattamente, non ti porta niente o non ti trovi più là.
è anche un po' di capire dove possiamo toglierci quella comodità. Però ti ritieni molto privilegiata o ti sei ritenuta molto privilegiata. Non credo che si parla, devo essere sincera, Scorpio, non credo che si parla di amore adesso. Io credo che proprio della tua vita, può essere anche di carriera, lavoro. Io ti posso fare anche un esempio, Scorpione, se, so che amate gli esempi. Prendevi prendevi tutti i giorni la macchina per andare 10 minuti di macchina, per esempio, per andare al lavoro. Invece oggi dici, mi sono molto privilegiata che ho la macchina, ma non vuol dire che me ne voglio approfittare, mi prendo la bicicletta. O il tram, o il bus, quello che è qualcosa che ti togli tu dal tuo perché vedi che non ti porta a niente, o come che vuoi fare anche tu la tua parte, proprio per migliorare qualcosa. Non so di cosa si sta parlando, io la vedo in questo momento. O può essere anche se si parla di lavoro, partiamo sul lavoro. Guadagni quei 5.000 euro al mese, per esempio, però non sei più. Non sei più. Il completo, non sei più soddisfatta di quel lavoro, di quella posizione che hai. Può essere anche un manager, un team leader, quello che è anche una cosa banale come. Operaio. Non è che l'operaio è banale, per carità, per farti capire a cosa mi voglio riferire. Però hai quei 5.000 euro, per esempio, non sei più soddisfatta, perciò non lo fai più per il lavoro, no, no, non lo fai più per i soldi, ma lo fai perché non ti piace più. Anche quando arriva il stipendio, l'ultimo del mese, non sei più soddisfatta di quei 5.000 euro in banca perché non sei più soddisfatta con quello che fai, no? Però ti ritieni molto privilegiata, non è che è scontato, non è che ti ritieni sfortunata o sfortunato, no, per niente, anzi, però è il momento di cambiare. Anche se c'è un po' di conflitto di là, lo vedo, non è che è facile, tipo, io mi alzo un giorno e corro, no, ti devi mettere la tuta, devi fare la prima colazione, o ti, che ne so, ti prendere la tazzina del caffè, devi, no, ti devi preparare per andare a correre, non è che ti alzi così, io in pigiama vado a correre, c'è il preparativo, no? Dammi per favore per il mio scorpione, vediamo. La stella, re di bastoni, ragazzo di denari, due di coppe, asso di spade, 10 di spade, la regina di spade, il 6 di denari. 8 di spade sotto il mazzo. Non è facile. A questa conclusione, Questo, però c'è anche il nuovo inizio, però tu non sai manco come dirla, non sapresti neanche di dove iniziare. Questo nuovo inizio c'è e la motivazione c'è di intraprendere questo nuovo inizio, però devi sapere a quello che vieni o sarai comunicato, no, quello che tu vorrai comunicare, tanti saranno 10 spade, non saranno contenti. Ci saranno tanti delusioni, no? Ci saranno delusioni, però ti mancherà. C'è qualcosa qua, può essere anche che sei tu che sarai delusa alla tua nuova azione che farai. Può essere anche tu sarai delusa o deluso, che alla fine può essere anche la paura che stai intraprendendo per prendere questo cambiamento, per prendere questa azione. Però Scorpione non toglie il fatto ciò che quello che stai a mettere in pratica ti cambierà la vita. E sono, te la cambierà perché c'ho la stella e il re di bastoni. E sei molto motivata a cambiare qualcosa. Però con l'asso di spade nel tuo ostacolo fai difficoltà a vedere per quella che è. O per darti anche la motivazione per prendere
prende questo inizio. Dammi 6 di denari. Iniziamo. Asso di bastoni, 2 di spade. Sì, ma di dove? 3 di denari e la giustizia sotto il mazzo. Sì, certo che voglio il bilanciamento. Ti ricordi all'inizio cosa ho detto, no? Il bilanciare. Di dove? Di dove inizio? Io per darti un consiglio, Scorpione, non sentire le opinioni degli altri o non. Se proprio devi, però se non devi, non chiedere consigli agli altri cosa farebbero. Io non te lo consiglio, se no ti metterebbero ancora di più dubbi. Falla una cosa, falla tu perché la vuoi fare. Certo, se poi tu per forza quel consiglio la vuoi o lo vuoi, vattene a prendere, però non te lo consiglio. È come che sennò non sarebbe come te l'aspetti. 9 di denari, giustizia, e la regina di denari, 9 di spade sotto il mazzo. Per il passato. Hai dovuto, no? Così dice, quando tirarti le maniche su, hai dovuto rifare tutto da capo nel passato. E come che hai dovuto rimetterti in piedi, no? E come che hai dovuto tu rimetterti in sintonia con la tua stabilità. Era, in tutto un tratto era tutto su di te, però non è che era male per niente, anzi ti ha fatto molto crescere e cominciavi a organizzare la tua vita perché sapevi che quella era, tanto era così, non potevi non farlo, dovevi farlo, allora o con simpatia o con antipatia lo dovevi fare, allora l'hai presa con simpatia perché sapevi dovevi farlo. Stava a te, eri tu, quello no? La colonna della stabilità. 9 di bastoni, 8 di spade e 8 di bastoni. Dammi il re di bastoni, 6 di denari, lo prendo qua, 2 di denari, eh sì, 8 di denari. Non sei convinta? C'è qualcosa qua che non ti convince. Tu vuoi, dici non sono più, però ho paura del nuovo. Ho paura di cosa mi porterà il nuovo, ho paura di cosa. So il vecchio, so cosa sto lasciando, ma non so cosa sto prendendo, non so a cosa mi sto aggrappando. Ma è normale, quando non sappiamo cosa vediamo, a cosa ci verrà portati, anche perché noi facciamo questo cambiamento, noi siamo tentati a fare questo cambiamento per non stare più on stand-by, e certo, non è facile, Scorpione, perché lasciamo il vecchio, non sappiamo cosa arriva il nuovo. Ma la motivazione c'è. Io credo che la decisione già l'hai fatta da Avedamo. Dammi 2 di coppe per il futuro. 10 denari, l'appeso e il mago. Meno male l'hai fatto, ragazzo di spade sotto il mazzo, meno male l'hai fatto. Perché come che so hai più voglia, più tempo. Più tempo anche a cosa ami, a cosa desideri, a prenditi anche una pausa per te, a prenditi anche un po' tempo per te, per dedicare le cose che può essere che non hai dedicato sempre. Che ne so, se prima eri un manager, per esempio, come già detto prima, e lavoravi dalle 7 alle 7, per esempio, non avevi né tempo di andare in palestra, né tempo di incontrare i tuoi amici, né tempo di farti una cena, di andare nel weekend via, per esempio. Invece adesso, anche se guadagni meno, o c'è qualcosa di meno guadagno, però alla fine come si chiama quella parola in italiano quando tu aspettate un attimo, mi arriva. Quality, la qualità di vita. Ecco. Ti arriva la qualità di vita. Quindi
Prima ti servivano può essere più soldi, adesso invece dici ok, mi servono i soldi, ma non è così importante come il mio tempo. Asso di spade per l'ostacolo, cavaliere di denari, l'imperatrice e la torre. Non pensavi mai che potessi fare questo passo, o stai facendo questo passo, sette di spade. Però devi essere onesta, qualcosa che ti mette qua in evidenza, lo vedi davanti a te. E come ti senti anche, no? Anche un po' il tuo essere, la tua esistenza, ma anche come tu, il tuo benessere fisico, perché come che il tuo psichico, la tua stato mentale ti coinvolge anche quello fisico. E quello non va bene, no? Quando non abbiamo più la mente chiara o siamo sempre a lavorare, poi alla fine cosa succede? Il nostro fisico ce lo risente, se lo risente e non va bene. Dammi 10 di spade, un domino. 5 di denari, l'eremita e re di spade. Sei già tentato di dire no, io quasi quasi ancora no, o non ce la faccio, non me la sento. Già sei tentata di no perché sai cosa lasci, però non sai cosa trovi. Devi essere molto determinata, lo vedo qua. Devi essere molto determinata. Non è facile, però va a tuo favore. Dammi la regina di spade, va veramente a tuo favore, Scorpione. Due di bastoni, il re di coppe e il sette di bastoni. Asse di spade, lo prendo all'ostacolo. Io credo che invece non devi riempire poi quei momenti che hai per te. Per esempio, se ti ritrovi con qualche ora in più, non riempirla con... Come la posso spiegare? Non riempirla con sciocchezze. Non riempirla con sì, ma adesso devo recuperare, devo rimediare, devo... coprire quel tempo, devo coprire quel disordine, o devo coprire quel vuoto che adesso, tipo, mo che faccio della mia vita? Mo che faccio con quelle ore? Che faccio? Mo, che ne so, e può essere di tutto, Scorpione, non so a cosa mi riferisci qua, però tipo, e mo che faccio? Godetelo, godi il tempo, godi il momento. Non pensare che subito devi andare subito a sì, ma allora devo io fare, devo dire. No, godete quel momento. Perché in tutto tratto abbiamo qualcosa che può essere che prima non avevamo e adesso possiamo pianificare più tranquillamente, senza avere sensi di colpa, esattamente, senza avere sen sensi di colpa, esattamente. Mi piace questa lettura perché stai rilasciando qualcosa, stai terminando qualcosa, la stai mettendo a un modo che vuoi, accetti, grazie, sai cosa lasci, ma non sai cosa trovi, è qualcosa nuovo che ti arriverà. Devi simpatizzarti, devi cominciarti. È un po' strano all'inizio. A te ti sembrerà già strano, tipo, ma che faccio? Io la macchina l'ho lasciata a casa, per esempio, no? L'ho lasciata a casa e sono in bicicletta. E se piove, ti compri una giacca impermeabile. E se nevica, ti prendi il tram, lasci la bicicletta al lavoro. C'è sempre una soluzione, c'è sempre un
no, l'altra parte della medaglia, c'è sempre la soluzione, dipende tu come se la vuoi intraprendere. Dammi un consiglio. Ah, guarda, Scorpione, guarda che questo, guarda dove il re di bastoni qua, questo tempo che tu pensi che avrai di più o che farai difficoltà a sempatizzarti o che, mo che faccio, tipo, mo dove vado, no? Quando sei, una, che ne so, lavori in un posto nuovo e non conosci nessuno, no? Ti senti un po' strana o strano in quel momento. Però diciamo questa cosa nuova che ti trovi e che ti senti un po' mo che succede, che ne sarà, non sarà per lungo che sarai così, Scorpione. Adesso ho capito questi sette di bastoni, perché quel re di bastoni me lo porta qua, l'otto di bastoni, che ce l'ha qua nel presente, goditi il momento, perché cambierà subito. Perché avrai più tempo, avrai qualcosa avrai di più, però di quel più non sai cosa devi fartene, godotelo, credimi. Per qualcuno qua. Occuperà una grande parte della tua vita. Adesso ho capito dove vuole portare questa vettura. Occuperà una grande parte della tua vita. Per questo stai mettendo ordine un po' nel tuo mondo del casino, no? Stai mettendo ordine, stai aprendo orizzonti. Nice. Scorpione, grazie mille. Un like se volete. Come sapete, questa è la mia ultima lettura su questo canale. Se mi volete aggiungere nell'altro canale, The Talent Style Tarot, siete più che benvenuti. Se ancora non lo sapete, in un altro canale dedicato sia in inglese che in italiano. Ragazzi, grazie mille, vi voglio tanto bene. Ci vediamo nell'altro canale. Un caro saluto dalla tua Luana. Ciao ciao.